Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi non andremo avanti purtroppo con il blocco motore di R e neanche con il blocco motore Malossi, però ci tenevo a darvi un trucco per appesantire le massette del vostro variatore senza per forza comprarne o doverne comprare di più pesanti e quindi spendere dei soldi. Tutto questo a costo zero. Vediamo come. Il materiale che ci servirà è una bilancia per grammi, una massetta o un rullo, un dado, un calibro, una lima a ferro, un bullone e per finire una massetta del variatore originale. L'idea che ho avuto e che ho anche già testato qual è? Le massette, la maggior parte delle massette, tipo questa, presenta un foro centrale. Ora questa non è Malossi, ma è uguale. Quindi presenta un foro centrale e se vediamo nella bilancia per i grammi, spero che possiate vedere, il peso di questa massetta è 5 grammi e 46. Ora cosa faremo? Senza stare a comprare una massetta nuova, andremo a prendere una massetta di tipo originale e la andremo ad aprire. Come potete vedere, questa presenta al suo interno un materiale comunque pesante. Infatti, se andiamo a misurare anche questa, possiamo vedere che il peso di questa massetta è di 7 grammi e 10. Ora, naturalmente, dipende dal peso che volete raggiungere. Comunque, partiamo subito. La mia idea qual è? È quella di inserire a pressione questa massetta originale all'interno di quella che vogliamo appesantire. Come potete vedere, però, il diametro è più largo. Infatti, questa qui è di circa 10,2. Questa qui è di circa 11. Quindi, quello che dobbiamo fare è diminuire il diametro di questa massetta originale per poterlo inserire a pressione, quindi in modo abbastanza forzato, all'interno della massetta che vogliamo appesantire. Quindi spostiamoci subito al tornio. Eccoci qua al tornio. Ora, la mia idea qual è stata? Naturalmente, come abbiamo detto, dobbiamo inserire la massetta originale in quella che vogliamo appesantire. Per farlo basta prendere una vite filettata, in questo caso di diametro 4, e inserirla nel foro della massetta originale, che ho opportunamente allargato a 4 mm. Una volta fatto questo, inseriamo una semplice rondella e un dadino per fermare il tutto. Naturalmente non deve essere un lavoro preciso al centesimo di millimetro, perché tanto quello che a noi interessa sarà inserire questa massetta originale in quella che vogliamo appesantire. Quindi diciamo che l'importante è che abbia il peso giusto. Quindi, aiutandosi con una pinza o con la chiave della stessa misura e un cacciavite, andiamo a stringere il tutto. Quindi questo è ciò che ci ritroveremo. Quindi andiamo a fissarlo al tornio in questo modo, vediamo se gira dritto, direi proprio di sì. Adesso con il calibro andremo a misurare l'interno della massetta che vogliamo appesantire, che abbiamo detto essere di 10 e 6, mentre questa qui originale è di 11,1. Quindi dobbiamo portarlo quindi a 10 e 6. Procediamo. Naturalmente, per chi non possiede il tornio, questo è un lavoro che può essere fatto anche montando questa vite con la massetta originale in un trapano fissato ad un banco e poi successivamente con una lima tipo questa
mentre gira, appunto, si può andare a raffinare e quindi a diminuire il suo diametro. Questo per dirvi che non sempre serve un'attrezzatura professionale, ci si può anche arrangiare. Procediamo. Ecco qua, dopo una prima passata possiamo già provare se il diametro può essere quello giusto. A mano non riesco a infilarlo, però vediamo con il calibro. Abbiamo detto che dovrebbe essere più o meno 10,6, ma anche un po' di più, perché dobbiamo inserire la pressione. E qui siamo a 10, eh sì, più o meno ci siamo. Quindi, siamo stati fortunati che è bastata una passata. Adesso dobbiamo smontare il tutto. Questo è come si presenta. Successivamente andiamo a svitare la vite. E questo è quello che abbiamo ottenuto, che deve poi andare ad inserirsi nella massetta che vogliamo appesantire. Quindi torniamo nel banchino. Eccoci qua, adesso con l'aiuto della nostra morsa dobbiamo inserire la massetta originale in quella che vogliamo appesantire. Quindi naturalmente va bene una morsa, va bene una pressa, va bene qualsiasi cosa che vi aiuti a inserire questo componente dentro l'altro. Quindi, cercando di essere più precisi possibile, andiamo ad agire in questo modo. Adesso, come potete vedere, la massetta è in posizione e andremo a girare la morsa. Naturalmente sarà un po' dura, però è così che deve essere, perché non deve fuoriuscire poi il pezzo dall'interno. Ecco qua, andiamo ad allentare e possiamo vedere che il pezzo è entrato dentro. Come possiamo vedere, di qua, da questa parte, deve sporgere di più e qui deve entrare di più. Per far questo utilizzeremo un semplice dadino, che come vedete ha un imbocco che va preciso proprio in questo punto. Quindi andremo a riaprire la morsa, a inserire questo dadino ed ad aiutarci per inserire di più la massetta interna. Ecco qua, adesso in tutti e due i lati è perfetto, sembra uscito di fabbrica così. Quindi, ricapitolando, accendendo la bilancia dei grammi, adesso la massetta pesa 11,79 grammi e quindi voi direte: sì, però adesso questa massetta pesa troppi grammi. Ed è vero, perché insomma per i nostri moped non sempre servono questa pesantezza. Però ora cosa possiamo fare per alleggerirla? Possiamo sfruttare il foro centrale ed allargarlo con il trapano a colonna fino a raggiungere il peso da noi desiderato. Questo ci permette non solo di risparmiare soldi e quindi di non acquistare un kit di massette nuovo, ma ci permette di usare quelle massette che di solito non usiamo e che abbiamo lì da anni, perché hanno un peso che non ci serve. Quindi con questo sistema non solo possiamo risparmiare soldi, ma possiamo anche risparmiare materiale e riutilizzare qualcosa che non ci sarebbe servito. Quindi spero che questo semplice video vi possa essere stato utile. Noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video dove vedremo molte altre cose.
Sicuramente mi ci vorrà del tempo, perché il tempo appunto è veramente poco, però spero veramente di, soprattutto per il 2022, di portarvi ancora più contenuti, di farvi vedere in moto sia la preparazione del blocco motore DR sia quella Malossi. Comunque ci sono delle novità che poi vi mostrerò insomma l'anno prossimo. Magari forse avrò il tempo di farvi un altro video proprio per augurarvi una buona fine anno e un buon inizio anno. Quindi per questo video è tutto, non dimenticatevi di iscrivervi, così mi aiuterete a crescere e a portarvi nuovi contenuti. Per questo video è tutto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!